AIAS è un'associazione ONLUS, associazione italiana assistenza spastici, è nata oltre 50 anni fa ed è impegnata su tutti i temi che riguardano la persona con disabilità e i diritti delle persone con disabilità, organizzata da familiari e soci disabili. In particolare adesso collaboriamo con spazi di vicinato. Perché attraverso vari contatti si è avvertita questa necessità e questa utilità da parte dell'associazione e poi perché ci sono diverse persone disabili che abitano comunque nel quartiere. Io in più sono impegnato nel progetto VIS o Vita Indipendente che è a 100 metri dallo spazio di vicinato che è un condominio di transizione con 28 appartamenti, di cui almeno 12 occupati da persone con disabilità. Beh, mi aspetto che intanto la possibilità di una buona collaborazione sia già un buon esempio, per cui temi diversi si incontrano e forse ciascuno può aiutare un altro a risolvere i propri specifici problemi. Per cui, ad esempio, nello spazio vicinato c'è bisogno di un buon centralinista che faccia da filtro per le ore di volontariato e i bisogni che emergono dal gruppo di volontari che lavorerà nel pilastro. E loro, cioè Matteo in particolare, ci ha proposto di dare un nominativo. Quindi io andrò dentro al VIS, a questo condominio, e cercherò di individuare una persona che possa da un lato essere utile e dall'altro anche guadagnare qualcosa. Questo è un esempio classico di buona collaborazione.